alla fine ho riavviato davvero il capitolo per andare a prendere la spilla che mi serviva e il capitolo si è, appunto, come avevo detto, riavviato. La cosa non è importante perché alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare. L'unico vero problema, devo rifarmi un pezzo della storia di Tin Pin. O meglio, è facile. Devo rifarmi il pezzo fino al torneo, fino a quando rubano le spille. Una volta che ci avranno rubato le spille, potremo andare a fare la seconda parte di questa storia. Ma per oggi facciamo tutt'altro. Quindi, troviamo il primo maiale. Eccolo qua, sulla testa della signorina, che voleva esattamente questa spilla qui. Distrutto. E abbiamo ottenuto avvertimento elettrico. E il primo dei maiali è andato. Diamo da mangiare a Neku e cambiamo Shiki con Bit. E adesso andiamo da un'altra parte. Più che altro Shadow Ramen in questo capitolo è rimasto totalmente chiuso. Non so come mai. Più che altro non ci sono tornato prima, ma in ogni caso ecco dove dovevamo andare. Pork City. Eh? Il signor Anekoma. Chissà che cosa sta facendo ora. Credo che lo seguirò. Potrebbe essere la mia opportunità per scoprire di più su di lui. Su Cat. Su Cat. Va bene, Pork City sì allora, Neku. Che posto è questo? Ecco, questo posto sembra familiare. È andato di sopra. Ah, boh. È chiuso? Ovviamente. Volete andare di sopra? Non prima di aver cancellato tutti i rumori su questo piano. Se non avete niente da fare, fatevi un giro. Non vedo quale sia il problema. Allora, facile. Dobbiamo liberare il piano? Niente più, niente meno? Dai, ne ho visto uno qua sotto. Mannaia. Ah, giusto. Mi son dimenticato. Mi sono dimenticato della fregatura di questo posto. Spille senza brand. Volevi fregarmi, gioco? Beh, mi spiace per te. Non ci sei riuscito. In questa area solo Musrattus, eh? Certo, io sono scemo secondo te. Allora, togliamo questa. Solo spille no brand in questa zona. Quanto è facile fregarti. Allora, prendiamo tigre. Prenderei volpe volante che è angelo. Prendiamo il drago verde. Prendiamo questa qui. Me ne servono altre due, di cui una vorrei prenderne una che mi curi. Tipo il carry. Ecco, esatto. Un'ultima spilla. Cosa possiamo prendere? Questa qui. Questa qui va bene. Ok, vediamo come ce la caviamo ora. C'è sempre la solita ranocchia che, ti giuro, non capisco come la devo attaccare. Quella ranocchia lì rossa, ti giuro, devo ancora capire come va affrontata. Obiettivo principale, pulire tutto il piano, no? Ok, primo maiale apparso. Sperando che non siano sempre quelli che devi usare la spilla specifica, però. Ok, no. Cosa è successo? Le mie spade! Cosa è successo alla mia spada? Cos'è? Cos'è sto bug? Perché la spada è lì che io ero? Vabbè. Grado B, tra l'altro. Ci abbiamo messo anche fin troppo. Obiettivo raggiunto, piano libero. Oh, tenete, ne ho mangiato solo un pezzettino, giuro. Che schifo. 10.000 yen e si prosegue di sopra. Chissà cosa fa lì il signor Anekoma. Quel tipo è un mistero. Ha la sua vita incognito come Cat e poi ha quello strano bar. Giurerei che sono più volte che è chiuso e invece è aperto. A dire il vero, wow, non so molto su di lui, soprattutto considerando da quanto tempo ci conosciamo. Libera il piano.
Esatto. Vediamo a questo piano il D plus B. Sai cosa? Quasi quasi potrei anche usare le spille di quei, di questi tipi. Però tipo qua ci sono spille che veramente non hanno grande utilizzo. Piuttosto veramente continuo con queste qua. A questi giro chi abbiamo? Oh, l'elefantone, ciao. Vediamo se è apparso quello maiale. Eccolo qua. Sperando sempre che non sia quello cattivo. Che per cattivo intendo quello che ha bisogno della spilla specifica. No, è un maiale normalissimo. Però questo è veloce. Beat, ho bisogno di te. Colpiscilo. Maledizione, è scappato. Tanto i maiali non c'è bisogno di farli per forza in difficile. E soprattutto non c'è bisogno di farli al minimo livello. Tanto i maiali non hanno drop rate o cose così, quindi. Ecco fatto, a posto. Proseguiamo. Obiettivo raggiunto, piano libero. Oh, prendilo, ho dato morso solo, sì. Grazie, lo dog speciale. Che bello. Terzo piano. Vediamo cosa da dire su Anekoma. Strano, niente. Libera il piano da tutti i nemici. Sì, sì, sì. Vediamo quali sono questi suddetti nemici. Credo lupi e forse i corvi. Dove cacchio siamo? Ah, ok, Cat Street. Ah, i canguri. Allora, due cose. Ho deciso di farlo in facile perché così riotteniamo materiali che ci mancano come il metallo raro. E due, perché ce li leviamo il prima possibile questi livelli, perché finché ci sono nemici come quelle ranocchie di merda preferisco non impazzire. Maiale? Eccolo qua. Quale maiale sei? Oh no. Dai, passa. Maledizione a te. Ah, è vero. Oh, aspetta. È vero, Beat può ucciderli. Oh, è vero, me l'avevate detto sto trucchetto. Meno male che me lo sono ricordato. Meno male. È vero che Beat può ucciderli. Cioè, i compagni possono ucciderli, i nemici così. Madonna, grazie. Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. Sì, gli ho dato solo un morso. Vediamo cosa è. Una ciambella e 10.000 yen. Non male. A proposito, curiosità mia, 10.000 yen, quante ne abbiamo ora? 31, però abbiamo 98 di oricalco, 93 di adamantite e 47 di metallo raro. Siamo poveri di metalli. Saliamo di sopra. Quarto piano. Libera tutto il piano dai nemici, sì sì sì, bla bla bla. Vediamo se è apparso il maiale. Eccolo qua. Quale maiale sarà? Scopriamolo. Oh, tre maiali, addirittura. A posto. Ve l'ho detto, l'escamotage di farli in facile maiali è il modo più semplice solo per finirli. Niente più, niente meno, non è che sono difficili. Ramen con manzo dello Shadow Ramen, bene. Quasi quasi glielo do a uno dei due. E saliamo di sopra. Quinto piano. Oh, pezzo di storia, aspetta. Ormai sono un paio d'anni. Stavo osservando i murales su Odagawa. Il signor H è venuto a parlarmi. Dopodiché ho iniziato a frequentare il suo bar. Parlavamo di un sacco di cose. Dopo un po' ho scoperto che era Kat. Ma a dire il vero è tutto quello che so. Vorrei che quel tipo si aprisse un po' di più. Prova a diglielo. Digli che vuoi sapere tutto della sua vita. Magari ti pensa uno stalker. Allora, chi sono i nemici? Lo squalo. Altro maiale. Perfetto. Ah, quello dei 10 colpi. Beh, finché giochi in facile è facile, veramente. Certo, uno può dire vabbè, ma così è barare. No, sinceramente no. Nessuno nel gioco ti dice che i maiali devi farli a un livello specifico. Ma soprattutto nessuno ti dice che ottieni altri premi al di fuori di quella difficoltà. Quindi, sesto piano. Non mi ricordo, 13 piani aveva questo posto? Può essere.
Vediamo se c'è il maiale. Eccolo qua. Quale maiale sei? Ah, di nuovo tu. Beat. Pensaci tu per favore. Ecco fatto. Neanche per star lì a rifare il mazzo ogni volta. Fai fare a Beat, sei a posto, veramente. Però dammi qualche premio migliore. La damantite e simili sono pieno. Ce l'ho tutte. Sti premi veramente fanno un po' schifo. Detto sincero. Un po' poveri come premi. Maiale. Eccolo qua. Tra l'altro non sto neanche guardando. Avendo il mazzo fatto di spille no brand, non sto... Oh no. Non so quale sia quello vero. Abbiamo vinto. Va bene così. Oh, carina. E si va avanti. Piano libero, vediamo cosa mi dà da mangiare. L'hamburger Tatsumi. Non male. Cosa fa l'hamburger Tatsumi? Dovrebbe aumentare di un bel po' la vita, se non ricordo male. 34 di vita. Non è neanche ottimissimo, eh. Cioè, capiamoci, il ramen qua fa 32. Saliamo. Piano numero 8. E altro ricordo? Ultimamente sembra molto impegnato. Anche il suo bar è stato spesso chiuso, perfino più del solito. Chissà se ha qualche altro affare in corso, oltre al suo lavoro nei panni da cat. Tipo qualcosa in cui potrei aiutarlo, se ne fossi in grado. Vorrei solo poter alleviare il suo carico. Certo. Liberiamo nuovamente la zona. Altro maiale, perfetto. Eccolo qua. Il polso mi si sta distruggendo a fare tutte ste missioni, eh. Tutti sti combattimenti, dannazione. Ok, rosso. Ah, è quello invisibile. Ok. Alcuni sinceri non me li ricordo neanche quali sono. Ok, Dragon Cautre. Cautre. E ci ha dato il piccante extra lusso e altri 10.000 yen. Ottimo. Piano 9. Maiale. Eccolo qua. Ok, di nuovo tu, però quella spilla ce l'ho, in ogni caso non la voglio usare adesso, mi dispiace per te. Ma il mio compagno fa le mie veci a questo punto. Adamantite, neanche che mi sorprendo più io. Allora, 10.000 yen, che cibo mi dai? Pillole? Un ramen mistico, mica male. Il ramen mistico cosa faceva? L'avremmo preso una, due volte a dir tanto. 4 di difesa, ok, si può fare, diamolo a Neku. Saliamo di sopra. Decimo piano. Maiale? Eccolo qua. Oh, quello da 5 colpi, aspetta. Basta un colpo continuato e sono a posto. Seta del ragno, già ce l'abbiamo. E vediamo che cosa ci dà da mangiare. Oh, il ramen assoluto. Sai che questo quasi quasi me lo spacco adesso dopo questo qua. Dopo il ramen mistico ci spacchiamo un altro di questo. Non tanto perché ma perché aumenta ancora il tasso di ritrovamento, il che è ottimo. Siamo a 16 di ritrovamento senza neanche aver abbassato questo. Cioè, è già qualcosa il 12 in realtà, eh. Undicesimo piano. Perché sto impazzendo a inseguirlo in questo modo? Non lo so davvero. È solo che sono preoccupato. Preoccupato che se non lo faccio prima o poi scomparirà. Non potrei sopportarlo di nuovo. Ora che ci penso, è stato lui. Lui è stato la ragione per cui ho incontrato la signora H. Non avrei trovato il murales di Udagawa se non me l'avesse detto lui. Lui era il mio unico amico. L'unico nella mia classe con cui potessi parlare alla pari. La cosa mi stava bene, solo io e lui. Cavoli se mi manca. Non che ne abbia il diritto. Non dopo averlo ucciso. Ok, questa parte... ammetto di non ricordarmi il fatto che Neku avesse ucciso qualcuno. Altro maiale, eccolo qui. Quale maiale sarà? Quello blu? Sì, è quello blu.
Ok, è morto. Il fuoco non gli ha fatto effetto, solo il ghiaccio. Il che mi fa... Bella! Disprezzo del diavolo. Mi fa pensare che quello blu sia debole al ghiaccio a questo punto, no? Vediamo cosa ci dà da mangiare. Il Viper Drink non è male. E saliamo di sopra. Dovrebbe essere il penultimo piano, se non addirittura l'ultimo. No, è il penultimo, perché se fosse stato l'ultimo sicuramente avrebbe detto qualcosa. È stato un lungo cammino, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Penultimo piano. Maiale apparso, eccoti qui. Quale è il mio prossimo nemico? Ancora tu. Non ho idea di che spilla sia quella, quindi Beat, pensaci tu per favore. Non l'ho mai vista quella spilla. Non so neanche quale sia. Vabbè, dammi il mio premio. Obiettivo raggiunto. Sinergia Mako. Ok, e altri 10.000 yen. Quanto siamo a 10.000 yen? Giusto per sapere. 57, dai, non male. Ed eccoci qua, ultimo piano da liberare. Dopo di questo, il tetto. Non dimenticherò mai quel giorno. Dovevamo incontrarci al solito posto. Gli avevo chiesto io di venire. Lo aspettavo davanti al murales di Kat, ma non è mai venuto. Solo dopo ho saputo dell'incidente. Ero così arrabbiato. Poi mi sono sentito malissimo. Non avrei dovuto chiedergli di incontrarmi. Se non fosse stato per me, lui ci sarebbe ancora. È come se l'avessi ucciso. Ora mi sento come se dovesse succedere di nuovo. Come se stessi per perdere il signor Anekoma. Non credo di poterlo sopportare. L'ultima volta ci sono quasi rimasto sotto. Se succedesse di nuovo io... No. Devo tenerlo qui. Fare quello che posso per aiutarlo. Così non se ne andrà. Deve pure esserci un modo. Sicuramente stalkerarlo non è il modo migliore, Neku. Questo è l'ultimo piano. Ok, ultimo maiale. Dove ti nascondi? Uno qua. Quale maiale sei? Ok, sei... C'è un maiale d'oro e ho visto bene, si è incazzato. Ho visto bene o si stava arrabbiando? Oh, gattito, grazie. Di qua invece, altro maiale. Ho visto che ha fatto così. Mi stava per caricare, t'ho visto, era incazzato. Era una bestia. Eccolo! Il maial divino! Dov'è sparito? Che l'ho appena ucciso, fantastico! Allora, effettivamente avrei potuto tenerla la carica adesso per l'attacco, però vabbè ormai. Almeno mi libero subito d'ste ranocchie e andiamo subito alla fine di questo livello. Ecco fatto. Eccolo, la spilla del maiale. Questa è la spilla, ragazzi, più fortunata che c'è in gioco. Più fortunata di tutte le altre. E come ultimo cibo i funghi bizzarri. Bella. Oggetto che tra l'altro avrei voluto acquistare prima o poi, che ci aumentano di uno i ritrovamenti. Cioè, parliamone. Il ramen 3, i funghetti che costano l'ira di Dio 1. Il drago ce lo portiamo perché è utile per Beat. Metterei il maiale e toglierei un fulmine. Nonostante tutto, nonostante tutto, togliamo il fulmine per mettere questo. Per mettere la medusa. Non possiamo perché abbiamo già il maiale. Ok, già il problema si è autorisolto. Avrei voluto portarla perché il boss sarà difficile. Il boss sarà difficile, volevo stunlockarlo, però aumentarci il brand, madonna. Aumentarci il brand, aumentarci la fortuna è fondamentale. Io non mi abbasserei sotto il 30 in questo momento, perché non ho grande fiducia del combattimento, sinceramente. Non so come andrà, insomma. Spero che... Ragazzi, incrociamo le dita e speriamo bene.
Signora Nekoma, che ci fa quassù? Ehi, cuffiette, cuffiette, sarebbe? Oh, giusto, scusa, ho sbagliato, Neku. Tutto bene, signora Nekoma? E che ci fai quassù? Niente, solo una piccola commissione. Sono qui per prendere qualcuno, ma volevo prima controllare una cosa. Controllare cosa? Oh, cavoli, lo sapevo. Cosa? Visibile anche in questo mondo, chiaro come il sole. Questo richiede un'azione immediata. Senti, signor H, voglio aiutarti. Voglio ripagarti per tutto quello che hai fatto per me. Beh, cavoli cuffiette, ultimamente sembri così impegnato. Voglio dire, so che probabilmente non posso fare molto, ma lasciami fare quello che posso. Grazie, è un'offerta davvero gentile da parte tua, cuffiette. Lo prenderò in parola, davvero. Sarò felice di lavorare al bar o di pulire o fare quello che vuoi. È da un po' che ho messo gli occhi su di te, ma l'altro te è nel bel mezzo del gioco, come dici? Questa scena. E anche se tu sei proprio lì nel PS, non è che possa interferire, anche se fosse per metterti un po' alla prova. Signora Nekoma, non ci sto capendo niente, ma con questo te non c'è problema. Vediamo un po' quello che sai fare. Ok, ci siamo. Pantera Cauters. Porca troia. Boss finale segreto di sto gioco. Sappiate che la spilla del drago, puttana Eva, che male, ci potrà essere utilissima. E sicuramente... Che... Come? Come game over? Non ho fatto niente. Non ho fatto nulla. Forse lo sto facendo a un livello... troppo basso per le mie potenzialità. Cioè, meglio. Il vero problema non è tanto... quello blu ma quello rosso. Quello di Leo, ovviamente. Lui sì che è un problema. Dobbiamo sfruttare più attacchi fusione possibile. Non c'è altro modo che penso possa funzionare al momento. Calmo. Via. Aia. Maledizione. Devo usarlo più volte possibile per riuscire anche solo a curarmi. È difficile. Me lo ricordavo lo scontro, per carità, però qua su Switch è bello tosto veramente. Ok, 3x non è molto, ma già qualcosa. Via. Ok, calmo. Ok. Calmo. Ok. No, via. Ok, sono riuscito a curarmi. Via, no, lasciami. Ma come un colpo solo mi ha fatto? Vabbè che sto giocando in massimo. Partiamo da quel presupposto. Stiamo giocando a livello massimo. Però porca troia, in modalità facile non ci sto. Non voglio. No. Devo cambiare spille. Dobbiamo stunlockarlo. Non ho altro modo. Non ho altro modo che conosco, almeno per questa battaglia. Ci devo provare, ci dobbiamo riuscire. Il vero problema è lui, tra l'altro. Via. Ok, calmo. Niente, non si stallocca neanche.
E beh, il boss finale segreto, partiamo da quel presupposto. Cambio di programma. Partiamo a livello massimo, partiamo a cannone. Lo stun lock non funziona, non serve a nulla. Questo, ne togliamo una. E voglio provare a mettere o questa, o questa qua, o questa qui, togliendo di nuovo il maiale. Io per adesso proverei così. Non ho nessuna fiducia del risultato, zero totale, ma ci devo provare. Io me lo ricordo lo scontro sul DS, è stato difficile, ma qui siamo a tutt'altro livello. Effettivamente la mia non è stata sicuramente la migliore delle idee. Sicuramente la mia, come ho detto, non è stata la migliore delle idee combattere a un livello così basso, ma avevo delle aspettative molto migliori sulle mie capacità, sincero. Cioè, non penso di non essere bravo, penso solo che questo è uno scontro difficile di cui comunque non ho esperienza così ampia. Vediamo di qua. Ok, via. Dobbiamo fare sempre i colpi più alti possibili. Se ci riusciamo subito è anche meglio per tutti. Ok, dai, 3.9 qualcosa. Mi fa ridere come vengono sempre spostati. Se riusciamo anche a farli sempre al 300%, è anche meglio. Vabbè, ma non mi spawnare. Non mi spawnare dove lui fa i calci, però, che cazzo. Ok. Aver messo quella spilla lì, quella delle spade, è stata un'ottima idea. È stata un'ottima idea perché mi permette di allontanarli. Però qua ho dovuto curarmi ora. Ho dovuto proprio curarmi a forza. Di qua. Via, via. Perfetto. Questo, questo. Ok, dai, 4 punti di nuovo. Devo di nuovo curarmi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto il tempo materiale di poterci curare almeno. Come sempre, se riusciamo ad arrivare nella parte verde, lo scontro poi diventa più facile. Via. Ok. Che poi il vero problema non è il blu, come ho detto prima, ma è lui. È la versione rossa di Shomina Mimoto. No, ok. Via. No, ok. Madonna. Calmo, calmo. Ci siamo, ci siamo. Questo, via. Ce la possiamo fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Devi solo fare un punto alto, devi fare solo un punteggio alto per riuscire almeno a curarti. Almeno a curarti, dai. Dobbiamo riuscire a curarci, ti prego. Ok, full vita. Siamo nuovamente via. Oh, no, 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 no. Ok, quello ha fatto veramente male. Curati. Neku.
Mannaia! Ok. Ok. Il tempo materiale di curarci ce l'abbiamo avuto. Via, via da lì. Ok, forse ce la facciamo con il colpo finale. Ok, bella combo. Via, via, via. Nonostante tutto, è stata una buona combo. Allora, abbiamo vinto. Abbiamo vinto a livello massimo. Mi sento un filo sporco di aver perso così tante volte. Abbiamo ottenuto la spilla rossa. La spilla rossa abbiamo ottenuto. Non ci credo. E abbiamo ottenuto il grado stella. La spilla rossa, Giove Nero. Molto bene, cuffiette. Signora Nekoma, perché mi stai attaccando? Hai detto che volevi aiutarmi. Quel giorno potrebbe arrivare prima di quanto noi due pensiamo. Cosa? A dopo, ragazzo. Aspetta! Per favore, aspetta! Ma che diavolo? Ma era lui davvero? Il giorno in cui lo aiuterò. Ma cosa vuole che faccia? Le mie cuffie. Kat, il nostro compratore, ha prodotto queste cuffie blu ultra rare. Una meraviglia di prestazioni e design. Non sono state realizzate ne sono state realizzate pochissime. No, sono... Voi non avete idea. Voi non avete idea di quanto sono soddisfatto. Non avete idea. Alla prima abbiamo ottenuto la medaglia rara. Cioè la medaglia, la spilla rara. E sono ancora esterrefatto, davvero. Veramente, abbiamo Giove Nero, Urano Nero, scusami. Ah giusto, è vero, era la sesta di spille nere. Urano Nero e Venere Nera. Ce ne mancano tre, che non ho idea di dove si trovino in questo momento.